Dove sono io adesso? Il silenzio delle stelle attraverso Maria Teresa G, 25 ottobre 2001, a cura di VB, entità anonima. Le vittime americane sono state rappresentate da un'entità che ha narrato la sua vigile, angosciosa agonia, ma rivelandovi nel contempo il mutamento, dove sono io adesso, del sentire, sia delle vittime, sia dei boia. Io vengo a voi come rappresentante di questi ultimi che parlano attraverso me per rendervi più chiari alcuni concetti che ancora non siete in grado di cogliere. E denudandosi totalmente della carne che si può comprendere ciò che della carne non è. Alcune delle rivelazioni che ascolterete però sono destinate soltanto a voi, così strettamente legati dalla fraternità e dallo spirito di ricerca. E lascio al vostro vaglio la scelta di quelle che potete divulgare e quelle no, per non correre il rischio di causarvi possibili problemi. Il mio dire sarà necessariamente lungo, dovendo narrare io dall'inizio. Originario di una nota città del Medio Oriente, fui il primo di quattro figli di una ricca famiglia. Mio padre e uno dei miei zii ricoprivano cariche governative di un certo prestigio, e furono molto orgogliosi quando a pieni voti mi laureai in un paese europeo dove contavo parecchi amici, fra i quali dei connazionali. Eravamo in sei a quel tempo a frequentare la stessa università, sia pure avviati a carriere diverse, e devo confessare che nessuno di noi sentiva una particolare nostalgia della nostra terra e della nostra vita colà. Dato che i mezzi di cui disponevamo e che ci permettevano occasione di svago erano molti e senza costrizioni di sorta. Allah lo sentivamo lontano allora e la cantilena del suo muezzin non ci giungeva più, forse coperta dalle musiche più stimolanti dei nightclub e dalle risate impudiche di tante belle femmine, generose nel sollazzarci. Ma anche nessuno di noi era portato a riflettere e a confrontare la qualità di vita di un individuo qualunque del paese straniero con quella di un suo pari, del nostro, che viveva in un tugurio insieme alle pecore. Eravamo nati e cresciuti in grandi ville, avevamo servi ed autisti e perfino una sala di preghiera privata. Così, fin da fanciulli, avevamo imparato a considerare tanta disparità fra noi e la massa come cosa del tutto naturale e giusta, essendo stato Allah a stabilirla, destinando un posto a ciascuno, conforme al ruolo che doveva svolgere per sua gloria. Solo gli spiriti da lui eletti erano messi nella condizione di governare e di indottrinare il popolo. E comunque, la lunga permanenza in un continente tanto diverso mi aveva inquinato abbastanza la mente e fu con grande rammarico che tornai in patria dove mi aspettava una sconvolgente notizia. Mio padre era morto da qualche giorno a causa di un attentato che si attribuiva ad una certa frangia politica di matrice europea. Non è di alcun interesse per voi conoscere i particolari. Se non che questo fatto fu determinante sulla scelta del mio futuro, perché da quel momento tutto mi votai all'attuazione della mia vendetta. Così entrai a far parte di un centro di addestramento iracheno, dove soggiornai per circa 8 mesi, per poi trasferirmi in un secondo, tecnologicamente meglio strutturato, proprio nel cuore degli Stati Uniti d'America. Ironia delle ironie. L'America mi ha nutrito col suo stesso ventre, a dispetto delle sue tante intelligenze. Vedete che non è invincibile? Osama Bin Laden nega ostinatamente ogni suo addebito, ma io confermo essere veramente lui, uno dei più ricchi finanziatori, ma non il solo, dei tanti campi di addestramento dei kamikaze, nonché di centinaia di migliaia di altri seguaci, che continuano segretamente a tramare, installati un po' dovunque e protetti da insospettabili coperture e da complicità di terzi, anche appartenenti ad altre nazionalità e religioni.
La Svizzera e l'Inghilterra rappresentano in Europa i suoi forstieri più consistenti, ma altri si trovano in Persia, nel Libano, in Egitto, nelle Filippine, nell'America meridionale e a Cuba. Voi sperate tutti nell'uccisione di Osama Bin Laden, non più di quanto egli speri nella vostra. Ma se egli cadrà, molti sono già stati designati a sostituirlo, chiamando islamici e simpatizzanti alla jihad. Non lasciatevi fuorviare dall'apparente inadeguatezza delle nostre armi. Il fanatismo religioso è l'arma più potente, ma abbiamo in riserva ancora dell'altro, custodito nei nostri inaccessibili depositi. Vi sfido ad individuarlo e distruggerlo. Saremo noi ad annientare Europa ed America e non voi ad annientarci. Ve ne accorgerete, mano a mano matureranno certi eventi. Le stragi dilagheranno come l'acqua di fiumi senza argini. Il tempo non ha alcuna importanza, è il risultato che conta, è l'adempimento di ciò che è scritto. E tutti noi siamo stati o saremo la grafite che traccerà il disegno. Non sono spinto dall'odio nel dirvi questo, ma dal vostro bisogno di verità. L'uomo si alimenta di falsità fin dalla nascita, perché rarissimi sono i veri maestri e non sempre i loro insegnamenti, ammesso che sia concesso loro di insegnare, vengono compresi ed accettati. L'ho sperimentato io stesso, trapassato la sfera spirituale di quante fole, di quante fantasie sono composte le varie religioni, compresa quella che ha costituito la mia cieca fede. Dio è la sola realtà, ma rappresentato in modi assurdi. Io non ho trovato Uri ad attendermi qua, né luoghi di gaudio o di sofferenza, se non quelli che ho scoperto nel mio sé più profondo, allorché mi sono riappropriato della vera conoscenza e mi sono trovato inaspettatamente di fronte a talune rivelazioni, come quella nel caso mio e dei miei compagni, di avere svolto un importantissimo ruolo, servito a perfezionare tanti cammini karmici. Non tutti gli spiriti accettano di reincarnarsi solo per una missione del genere, quindi non c'è in me alcun senso di colpa, perché so che la mia volontà umana era manovrata per un buon fine e non per odio o per diventare un martire, come credevo prima di immolarmi. Quanti sono i pensieri sbagliati nell'uomo? Le stesse vittime ora riconoscono la finalità dei loro tragici destini e ciò che li ha determinati. Qua, ove ancora la mucillagine dei miei resti giace, vi sono creature che un giorno hanno incorporato entità di ogni razza, i nazisti che ora sono rimasti bruciati, come coloro che gettarono ancora vivi nei forni, rivoluzionari che trascinarono al patibolo degli innocenti, traditori che denunciarono perfino i parenti abbattuti a fucilate, gente che ridusse in schiavitù altra gente, torturandola e spesso trucidandola, i tratti angelici di una fanciulla, vittima fra le vittime, certamente suscitano in voi una commozione irrefrenabile. Il volto aperto e sorridente di un ragazzo all'apice della vigoria non può che impietosirvi e portarvi col pensiero ai suoi inutili programmi per un futuro inesistente, ma domandatevi quali spiriti essi racchiudevano e quali debiti si erano proposti di estinguere per loro stessa scelta. E questa, proprio questa, la domanda che non riuscite a porvi e la risposta che non sapete accettare, ma tempo al tempo.